Siamo bene, anche oggi stiamo molto bene. Non dobbiamo fare questo errore di valutazione, ma non credo che lo faremo. Siamo una squadra di ragazzi intelligenti, sappiamo quanto è importante per noi la partita di domani. È una competizione, quindi è difficile, sarà una partita difficile perché tutte le partite, hanno le loro insidie. Dovremmo essere bravi a migliorare rispetto alla partita della Turris, in cui potevamo gestire meglio quei 20 minuti del secondo tempo, quindi il miglioramento della squadra che mi aspetto domani è proprio lì, a prescindere dalla squadra che incontriamo domani e a prescindere dalla classifica, è quello il nostro primo obiettivo di domani. Piacentini, Diachite, Lasic, Valentini e Minnelli non saranno convocati. Non so domani che partita sarà, però in quei momenti lì, in cui le partite no, perché noi in questo momento c'è sempre molto equilibrio nelle nostre gare, in quei momenti lì in cui si decide una partita, dovremmo essere bravi a migliorare l'aspetto mentale nel tenere, nel reggere. Quando parlo di reggere non parlo solo di fase difensiva, perché si regge non prendendo gol, ma parlo anche di fase di possesso, perché la palla va gestita meglio, non va buttata via. Parlo di maturità nel capire che tipo di momento è e superarlo. Superato quel momento, poi la partita torna ad essere una partita normale. Quindi è lì che dobbiamo lavorare domani mentalmente, e approcciare la partita nella maniera corretta. In quei momenti che subiamo quel dettaglio, parlo di momenti in generale, 10 minuti, 20 minuti, secondo me possiamo migliorare nell'avere più personalità, nel continuare a perseguire quel gioco che facciamo, quindi di possesso palla, di difesa, di tutte quelle cose che facciamo, di riaggressioni, perché in questo momento, in quei momenti in cui ci smarriamo un po', purtroppo subiamo gol. Dico che in un campionato ci stanno questi momenti in cui tu prendi un tiro e prendi gol. Noi dobbiamo essere bravi, e questa è la mia risposta, noi dobbiamo essere bravi affinché non sia l'episodio a condizionare le partite. Perché un episodio o a favore o contro ce l'avrai sempre. Noi dobbiamo essere bravi ad accumulare una mole di gioco così alta che non è il palo e la palla va fuori e perdi una partita. Quello è il nostro obiettivo, che non è a Torre del Greco prendi l'unico tiro in porta, gol, ci sta. Però noi dobbiamo essere più bravi dell'episodio, cioè a creare molte più situazioni. A difendere secondo me meglio, anche se concedere un tiro ci sta, però in quella situazione si poteva difendere meglio e quindi la crescita della squadra sta proprio lì, dove dobbiamo fare ancora tanto di più se vogliamo star su, se vogliamo competere con le squadre di alto livello e quindi migliorare la fase di possesso, migliorare le finalizzazioni. Quando la palla arriva al cross bisogna crossare, quando la palla è in area bisogna tirare. Quando si difende, si deve difendere. Quando c'è un momento difficile della partita, bisogna stringere i denti e farlo passare. Ecco, diventare una squadra che non sia l'episodio. In questo momento è l'episodio che sta facendo un po', che ci sta lasciando un po' di punti in strada. La nostra bravura sarà far sì che non sia l'episodio, ma che saremo noi padroni del nostro destino. Ecco, questo è.